Buonasera, buonasera a tutti, eccoci. Dovrebbe essere partita la diretta, ci siamo, controllo se è tutto ok. Allora, ci siamo in questa nuova diretta che ho pensato di realizzare per condividere con voi l'albo originario in lingua inglese che si intitola Christmas at the Toy Museum, che è l'albo a partire dal quale ho poi tratto ispirazione per realizzare il copione Natale al Museo dei Giocattoli, il copione che, come avete visto, è disponibile poi già su Amazon e si può insomma acquistare cartaceo e poi sono collegate le risorse digitali. Natale al Museo dei Giocattoli, questo copione che ho appunto scritto, che comprende dialoghi in rima, comprende canzoncine, coreografie, l'ho creato proprio prendendo spunto da questo albo in lingua inglese che si intitola Christmas at the Toy Museum di David Lucas. È un albo che potete acquistare anche online, si trova anche su Amazon. E racconta una storia molto semplice. In realtà non è nemmeno uno di quegli albi blasonati di cui si sente, no, parlare, si sente, di cui si consiglia la lettura durante il periodo natalizio, però io l'ho trovato particolarmente interessante. Insomma, è una storia piccola, semplice, che mi ha acceso la scintilla poi per provare a trasformarla in un appunto copione, ma non solo, perché è una storia che innanzitutto ha degli spunti insomma interessanti per riflettere, no? Sul senso del Natale, sul significato del Natale. E poi parlare di giocattoli, del mondo dei giocattoli, no? Si presta bene poi per essere lo spunto per tante attività, alcune le vedremo oggi, stasera, adesso andremo insomma un po' a sfogliare queste pagine. Ho realizzato la traduzione insomma inglese delle poche parole, non sono tantissime, è proprio molto breve, e condividerò con voi alcuni spunti di attività, di giochi che lavorano sul corpo, sul movimento da proporre ai nostri bambini, immedesimandosi nella storia, nel racconto dei personaggi. Ok, ci siamo? Se, spero sia tutto ok con audio e video. Controllo anche, ok, controllo anche dal cellulare per vedere se la diretta è partita. Ok, ci siamo, bene. Lascerò poi anche il PDF di questa storia, così come ho fatto nella precedente diretta, quindi potrete poi scaricare gratuitamente il file PDF che contiene le slide che adesso vedremo insieme con la traduzione e con gli spunti di attività. Allora, cominciamo. Eccoci con la prima tavola di questo Christmas at the Toy Museum, che è ambientato in questo museo dei giocattoli. Cosa succede la vigilia di Natale? Cosa succede? Era la vigilia di Natale e tutti i visitatori del museo del giocattolo erano andati via. Le luci si spensero, le porte furono chiuse a chiave e Bunting, che è questo personaggio qui, questo giocattolo qui, e tutti gli altri giocattoli si affrettarono verso il grande albero di Natale. Ma non c'erano regali, nemmeno uno, per nessuno di loro, niente per Natale. Ma Bunting ebbe un'idea. Un discorso, doveva fare un discorso. Amici, giocattoli, bambole, marionette, disse. Non scoraggiamoci. Perché non ci doniamo semplicemente gli uni agli altri? Tutti i giocattoli concordarono che si trattasse di una splendida idea e si avvolsero a vicenda a turno, finché non rimase solo Bunting. Questa scena dei giocattoli che si incartano a vicenda. Bunting si arrampicò in una scatola e chiuse forte gli occhi. Tutti i giocattoli rimasero molto fermi e cercarono di non agitarsi. In cima all'albero viveva un angelo. Non era un angelo giocattolo, era un vero angelo. E pensò a quanto fossero gentili i giocattoli a donarsi l'un l'altro. Ma sapeva cosa sarebbe successo la mattina di Natale.
Lunghe ore passarono in perfetto silenzio. Alla fine i giocattoli iniziarono ad agitarsi, non riuscivano a farne a meno. Cominciarono a frusciare, squittire, tintinnare e chiacchierare. Deve essere Natale ormai, dissero. Ma come potevano esserne certi, chiusi in quei pacchetti? Bunting teneva ancora gli occhi ben chiusi. Penso proprio di sì, disse. Chi vuole andare per primo? Io, disse Bunger, il cane boxer, e saltò fuori dalla sua scatola. E si scartarono a vicenda uno dopo l'altro. Finché per ultima Peg, la bambola di legno, scartò Bunting. Bunting guardò tutti gli altri giocattoli. Non c'era nessuno da scartare per lui. Bunting non aveva nulla per Natale. In alto l'angelo sorrise, aprì le sue ali scintillanti e volò giù dalla cima dell'albero. I giocattoli rimasero a bocca aperta. Buon Natale, disse, porgendo a Bunting una scatola legata con un nastro dorato. E poi l'angelo volò via. Aprila, aprila, dissero i giocattoli tutti insieme. Bunting tirò il nastro. Saltò fuori una piccola stella luminosa che danzava nell'aria. Esprimi un desiderio, disse la stella. Un desiderio? Chiese Bunting. Sapeva esattamente cosa desiderare. Desidero che il giorno di Natale possa durare per sempre. E così fu. Ecco, qui si chiude il testo. Come vi dicevo, è una lettura molto semplice, molto breve. E la particolarità, insomma, di questa storia, che come vi dicevo poi mi ha colpito e mi ha acceso, no, quella scintilla per riflettere e giocare sulla realizzazione poi di quello che è diventato Natale al Museo dei Giocattoli, il copione, è stata proprio questa idea dei giocattoli che prendono vita e decidono di incartarsi l'uno con l'altro, di diventare ciascuno il regalo per l'altro. Infatti, voi qui nel copione troverete la canzoncina Carta, carta da regalo, dove i giocattoli si ballano, si muovono su una coreografia, sulla canzoncina che canta appunto impacchetta qua e là, sarò io il tuo regalo e tu sarai il mio. Ma succede che questi pacchetti non sono proprio perfetti, no? Che strani, questi pacchetti non sono proprio perfetti. C'è chi si è coperto a metà, chi a tutta velocità. Perché, come ecco, succede proprio in questa storia, questi pacchetti soffocano, non ce la fanno a stare questi giocattoli, a stare chiusi nei pacchetti. E poi succede che sì, la mattina del Natale ognuno ha il suo regalo da scartare, ma scarta scarta c'è l'ultimo Bunting che rimane comunque senza nulla. E quindi poi arriva l'angelo. Ecco, nel copione che io ho realizzato non c'è la figura dell'angelo, anche perché cerco sempre nelle storie che scrivo, quelle soprattutto musicate, poi in occasione del Natale, di andare al di là, no? Di situazioni che potrebbero essere un po' troppo forzatamente spirituali o meno, quindi cerco di mantenermi un po' più generica. Per cui succede questo nel copione, che alla fine i giocattoli, una volta che hanno capito che pur sforzandosi a trasformarsi in un regalo, in realtà capiscono che il vero significato del Natale va oltre, no? Il semplice regalo. E pertanto poi alla fine ci sono le battute finali dove i giocattoli si dicono il vero senso del Natale, la vera bellezza del Natale è proprio siamo noi, la nostra amicizia, lo stare insieme, e poi insieme cantano appunto la canzoncina Festa di Natale, dove si canta Fai della tua presenza un dono. E questa poi diciamo l'immagine e il pensiero che mi è rimasto dalla lettura di questo testo, cioè l'idea di essere, di riuscire con la propria presenza, al di là dei pacchetti, dei fiocchetti, dei nastrini, ad essere un dono per l'altro, no?
E questo è il pensiero che poi, l'immagine anche che mi ha lasciato un po' questa storia così piccina, così carina. E poi l'ambientazione dei giocattoli, no? Che sicuramente, può offrire tanti spunti di attività. E giocattoli significa, sicuramente rievocare nell'immagine dei nostri bambini, soprattutto parlando poi del museo dei giocattoli, cioè, insomma, ci facilitano a portare i nostri bambini a delle riflessioni sui giochi di un tempo, i giochi, ma anche i giochi che non si usano più, come erano prima, come sono oggi. Cioè, si potrebbero aprire tante occasioni, no, di attività laboratoriali, portate i vostri giochi, i giochi che non funzionano più, cerchiamo, capiamo come possono essere recuperati. Facciamo un museo, allestiamo un museo dei nostri giochi antichi, dei giochi dei nostri genitori, dei nostri nonni. Vediamo le immagini dei giochi di un tempo che ora sembrano insomma far parte di un altro mondo, di generazioni lontanissime, no? Sarebbe bello anche invogliare i nostri bambini proprio a anche guardare foto di giochi di un tempo, come erano fatti, di legno, i quali materiali, eccetera, come giocavano i bambini di un tempo, no? E al di là, ovviamente, anche di questi spunti, adesso in queste tavole successive, in queste slide successive, che come vi ricordo, poi ve le metterò a disposizione e le potete scaricare gratuitamente, vado a darvi dei piccoli spunti di giochi corporei che possiamo condividere con i nostri bambini. E allora, come giocattoli, perché non ci trasformiamo in giocattoli? Facciamo questo gioco, siamo tutti accovacciati o sdraiati, fingiamo di essere addormentati, dei giocattoli come nel museo che si sono addormentati. Quando batterò il tamburo, un tamburello, i giocattoli cominciano a svegliarsi e attenzione perché varierò il ritmo. Quando batto con un ritmo lento, i giocattoli si svegliano muovendosi piano. Il ritmo aumenta, diventa medio, i giocattoli si stiracchiano e cominciano a muoversi nello spazio. Ritmo veloce, saltano e danzano liberi nel museo. E anche qui possiamo giocare sulle andature, possiamo essere dei robot proprio come nel copione ho infatti distinto i gruppi di bambini in vari giocattoli. Ci sono i trenini, ci sono i robot, ci sono le palle, ci sono le bambole, eccetera. Quindi possiamo invitare i bambini a muoversi con questo gioco di ritmo e movimento, interpretando un giocattolo. E allora mi muoverò saltellando perché sono una palla, mi muoverò correndo perché sono un trenino, mi muoverò con movimenti di scatto perché sono un robot e così via, cambiando la velocità. E quindi ritmo lento, medio, veloce. Quando il tamburo smette però di suonare, quando i bambini smetterò di suonare questo suono, i giocattoli si congelano, si immobilizzano, come se fossero appena arrivati i visitatori e quindi i giocattoli tornano ad essere giocattoli esposti in un museo, quindi fermi in una posa, scegliete una posizione a piacere. Insomma, possiamo divertirci a fare questo semplice gioco di ritmo e movimento, scandire un ritmo e i bambini rispondono con un movimento e con movimenti che seguono appunto il ritmo, interpretando i giocattoli. Ma ancora, un altro tipo di gioco può essere quello di dividere i bambini in due gruppi, in due squadre. I giocattoli e i visitatori. I giocattoli si muovono nello spazio, ma si devono bloccare quando un visitatore li tocca su una parte però del corpo che andremo a stabilire. La comunicheremo solo ai giocattoli. Quindi i bambini che interpretano i giocattoli, ad esempio, diremo: bambini, il vostro punto debole è la spalla. Quindi, quando i visitatori vi toccano la spalla, vi dovete bloccare. Al via, quindi, i giocattoli si muovono, i visitatori si muovono altrettanto. Quando i visitatori toccano sulla testa il compagno che rappresenta il giocattolo non si ferma, solo quando tocca la spalla il giocattolo si fermerà. Ovviamente questo diventa un po' un gioco più avanzato per i bambini un po' più grandi. Con i piccini possiamo semplicemente dire via, giocattoli e visitatori, dovete scappare dai visitatori, i giocattoli devono scappare dai visitatori, i visitatori se toccano i giocattoli si immobilizzano e potranno essere salvati solo da un altro amico giocattolo. Insomma, uno dei classici giochi di squadre dove c'è un gruppo che
ricorre l'altro che cerca di acciuffarlo. Insomma, può diventare questo, può essere un po' più elaborato andando a giocare sulle parti del corpo. Come vi dicevo prima, stabiliremo quale parte del corpo blocca il giocattolo e allora sarà un attimino un po' più complesso, più avanzato come gioco. Corsa dei pacchetti, e qui insomma, il tema centrale di questa storia è questo impacchettarsi, questo diventare un pacco regalo. E allora possiamo fare anche un gioco di questo tipo, divisi in due squadre, ogni squadra sceglie il compagno che dovrà essere impacchettato. Porteremo della carta regalo, dei rotoloni belli di carta colorata. E una volta completata la confezione, il bambino impacchettato deve attraversare un ostacolo e raggiungere l'albero di Natale posizionato alla fine del percorso. Potrebbe essere questo anche un gioco di squadra dove si gioca sulla velocità: chi arriva prima, il pacchetto che arriva prima, il pacchetto che arriva più integro. Possiamo rendere il percorso ostacoli più complesso e allora questo pacchetto deve scavalcare gli ostacoli, piegarsi, attraversare un tunnel, piuttosto che mantenere l'equilibrio, correre a zigzag tra i coni. Insomma, divertirci anche in questo senso per interpretare ancora una volta questa storia da pacchetti. Siamo giochi impacchettati che cercano di raggiungere l'albero, di fare la corsa verso l'albero, quindi un punto finale che rappresenta questo albero di Natale, per finalmente riempirlo di regali, no? Perché i nostri amici giocattoli lo hanno trovato vuoto. Ancora, c'è questo angelo, protagonista di questa storia, della storia originale Christmas at Toy Museum, che scende dall'albero, che traiettoria avrà fatto questo angelo che dall'albero scende giù, dalla cima scende giù. Anche qui possiamo giocare quindi con le traiettorie, con le direzioni, con le linee. E allora, semplicemente prendendo il dado con le tasche, inseriamo dei cartoncini. Ogni cartoncino raffigura una linea diversa. Lanciamo il dado e a seconda della linea che viene fuori, i bambini dovranno percorrere sul pavimento un percorso sul quale andrà tracciata quella linea, la linea fatta con la corda, quindi faremo delle linee curve piuttosto che una linea diritta, piuttosto che una linea zigzag. E allora posizioniamo la corda sul pavimento seguendo la traccia della linea corrispondente a quella che è venuta fuori dal dado. Quindi se il dado lanciando il dado è venuta fuori una linea zigzag, dovremmo disegnare sul pavimento la linea zigzag, ancora meglio usando una cordicella, e quindi i bambini corrono seguendo questa andatura, seguendo questa traccia sul pavimento a zig zag, curva, ondulata, eccetera. E interpretando appunto l'angelo che parte dalla cima e arriva fino alla parte bassa dell'albero con una corsa, oppure saltellando. Anche qui possiamo variare le andature. Come si muoverà l'angelo? Correndo, saltellando, saltando su un piede, saltando, aprendo e chiudendo le gambe. Anche qui possiamo divertirci andando oltre. Ovviamente il personaggio così com'è, così come ci viene raffigurato nell'albo, e giocare, quindi utilizzare questa storia, questa immagine come spunto per giocare con il corpo, con la fantasia corporea, con il movimento, no? Con il movimento, linee, eccetera, direzioni, eccetera. Questa storia però penso si possa tranquillamente utilizzare anche con i bambini un po' più grandi per stimolare la riflessione, stimolare anche un lavoro di scrittura. Cambiamo il finale. E se il desiderio fosse stato diverso o se l'angelo avesse dato un regalo differente, come cambierebbe la storia? Questo è un lavoro che ho fatto anch'io quando poi dalla storia sono passata al copione, no? Per cercare di trovare, di capire poi come chiudere la storia, come chiudere soprattutto quando poi la storia diventa, ecco, nel mio caso, un copione, quindi pensata soprattutto per uno spettacolo. E come potrebbe cambiare la storia? Che altro tipo di finale potrebbe esserci, no? È interessante giocare anche in questo senso. Oppure, bambini, scegliamo un personaggio, un giocattolo o l'angelo stesso, e scrivete un breve diario della giornata. Quindi cosa è successo in questa giornata? Raccontiamola, mettiamola per iscritto, quindi può diventare un esercizio, no, di scrittura. Chiediamo ai bambini di immaginare un nuovo giocattolo che vive nel museo
E con i piccini possiamo farlo disegnare, ovviamente. Devono descrivere come si chiama, che aspetto ha, qual è il suo potere speciale o cosa ama fare, no? Qui, come personaggi, della storia non ce ne sono tantissimi. Abbiamo visto questo Bunting, che ha un po' il ruolo di leader, no? Il leader dei giocattoli. Poi c'è il cagnolino che si tuffa fuori dalla scatola, c'è la bambolina di legno. Non c'è molto, insomma, rilievo, non viene dato molto rilievo ai singoli personaggi, se non a un paio, insomma, che vengono nominati, hanno un nome e hanno un ruolo attribuito. E allora potremmo giocare su questo, quindi anche con i piccini. Secondo te come si chiama? Il cane, ok, l'orso, ok, la bambola, ok. Prova a dare il nome ad altri giocattoli che sono illustrati nelle tavole, oppure potrebbe esserci il tuo giocattolo preferito. Secondo te, come si sarebbe comportato in questa storia il tuo giocattolo preferito e così via? Quindi inventare dei dialoghi, che poi è quello che anche ho fatto nel copione, dove ho dato spazio ad ogni gruppo di giocattoli che arriva e si scambiano delle battute, fanno dei, insomma, si scambiano un breve dialogo. Ho immaginato appunto i trenini che arrivano, c'è cioè il trenino che dice: amici, eccomi, sono appena arrivato, ho fatto il viaggio, quello che ho sognato. Davvero, racconta, dimmi dove sei stato. Io sono ferma, con me nessuno ha più giocato. Quindi mi sono immaginata dei dialoghi tra i giocattoli. Potremmo fare la stessa cosa con i nostri bambini, invitarli a immaginare dei dialoghi, delle scenette, no? Nella scatolina magica la stella ha chiesto ai giocattoli di esprimere un desiderio. Se tu fossi uno dei giocattoli, quali desideri, quale desiderio avresti espresso? Quindi c'è anche questo aspetto del desiderio alla fine della storia, che può essere un ulteriore spunto, no? Di riflessione, di scambio, di dialogo con i nostri bambini e poi perché no, di scrittura. Inventare un seguito della storia. Cosa accade dopo che i giocattoli desiderano che il Natale non finisca mai? Il museo diventa un posto magico tutto l'anno, i giocattoli organizzano altre feste natalizie, arrivano altri visitatori e così via. Potremmo via via, insomma, creare tanti spunti di riflessione, dialogo, confronto e perché no, di scrittura. Arriviamo alla parte finale dove ho inserito alcune attività mindfulness yoga ispirate a questa storia e in particolare il respiro della stella. C'è questo elemento magico in questa storia, questa stella che esce dalla scatolina. E allora, bambini, immaginiamo una stella luminosa che vive nel nostro cuore. Chiudiamo gli occhi e facciamo brillare questa stella con il nostro respiro. Inspirando lentamente, la stella si illumina di più. Espirando, la luce si diffonde in tutto il nostro corpo. Continuiamo guidando i bambini in questa attività di rilassamento, immaginando questa stella che dà luce, che dà calore, che dà pace, un senso di pace, di armonia, di benessere. Quindi inspirando ed espirando, visualizzando questa immagine della stella che si illumina e che porta la luce in tutto il nostro corpo, così come illumina l'albero. Una seconda attività, sempre di respirazione mindfulness, è quella di continuare con un gioco di respirazione, immaginando di decorare l'albero, che è un altro elemento centrale di questa storia. Immaginiamo di trovarci davanti a un bellissimo albero di Natale che però è spoglio, non è ancora decorato. Il nostro compito è quello di decorarlo insieme con gli ornamenti più belli e colorati. Inspiriamo e allunghiamo le braccia in alto, immaginando ogni volta di posizionare un ornamento di un colore diverso. Concentriamoci sul colore rosso, verde, giallo. Inspiriamo e abbassiamo le braccia e prepariamo a prendere un nuovo ornamento. E possiamo appendere le decorazioni in alto, ma anche lateralmente, piegarci verso il basso per posizionarle sui rami più bassi e così via. È un altro gioco che unisce respirazione, concentrazione, e anche visualizzazione, un altro elemento
che sono poi gli elementi fondamentali dell'attività mindfulness in generale, no? Vivere il qui ed ora, concentrarsi su un portare la mente verso una direzione molto precisa e quindi immagino cosa sto per prendere, concentro tutta la mia attenzione verso quell'oggetto che sto immaginando e invitiamoli anche a dirci il colore, provate a immaginare il colore, cerchiamo quanto più di convogliare l'attenzione e la focalizzazione della mente verso un elemento, arricchendolo di particolari, di modo che questo possa essere un momento pieno che consente di vivere il momento presente, no? E questo è un po' lo sforzo che ci aiuta a fare la mindfulness. Non so se avete approfondito questo aspetto, però è interessante anche portarla con i bambini, ovviamente, ecco, avere degli spunti, delle storie, degli elementi visivi aiuta, così come anche per noi adulti, a lavorare su questo aspetto del benessere, no? Della propria mente, ma anche del proprio corpo, quindi entrare in questa situazione di rilassamento e di concentrazione, focalizzandosi su cosa, visualizzando cosa, ok? Visualizzo un oggetto che sto per appendere sull'albero, cosa prendiamo, cosa state immaginando, eccetera. E perché no fare una sequenza yoga? Molto semplice. Diciamo che tutta la storia la possiamo interpretare con questa piccola sequenza. Al numero uno siamo giù in ginocchio, il bacino appoggiato sui talloni, la fronte a terra. Siamo come i giocattoli chiusi nella scatolina e poi questi chiusi in questo pacchetto, no? Che è venuto, forse non è venuto benissimo, ci hanno provato i nostri amici a impacchettarsi nel miglior modo possibile, no? Proprio quell'immagine della carta che si avvolge, che la scatola che si chiude, eccetera, è molto simpatica, no? Proprio come idea. Quindi cominciamo in questa posizione, con la fronte giù, le braccia allungate in avanti, immaginiamoci come i giocattoli chiusi in una scatolina e poi cominciano a non farcela più, passiamo alla posizione numero 2, saliamo su col sederino, cominciano a spingere questa posizione, soffoca, non ce la fanno a stare chiusi nelle scatole. E allora tirano sul sederino e poi tirano sulla testa, passiamo all'altra posizione, alla numero 3, e infine ritornano su belli diritti, ammirano l'albero che è lì nella posizione yoga dell'albero su un piede in equilibrio, che è altissimo e sulla punta dell'albero scende poi l'angelo. Quindi alla fine la posizione di questo angelo che vola in equilibrio su una gamba che si allunga dietro, braccia in fuori, voliamo come l'angelo. Ovviamente queste posizioni dove siamo in equilibrio le proponiamo sia su un piede che poi sull'altro, cambiamo sempre entrambi i lati. Quindi può essere tutta la storia riassunta in una piccola sequenza yoga, come i giocattolini chiusi, impacchettati che cercano di tirarsi su, prima spingono col bacino, poi con la testa, e poi c'è la scena finale dell'albero, così grande, così maestoso, che però non aveva regali attorno, ma si riempie di magia grazie all'arrivo dell'angelo. Ovviamente potremmo continuare ancora con tante altre posizioni, la posizione della stella, oltre alle posizioni dei vari giocattoli, possiamo immaginare di fare la posizione del cagnolino, del gattino, dell'orso e così via, no? Della bambola. Come vi dicevo, se vi va di dare uno sguardo al copione Natale al Museo dei Giocattoli che ho scritto ispirandomi a questa storia, ha questo tipo di scaletta. Ho immaginato la notte di Natale nel Museo dei Giocattoli, ci sono i vari giocattoli che via via si esibiscono, quindi il copione, a differenza della storia, diciamo, arriva piano piano, al finale. La storia ci parla già, ci presenta già i giocattoli che corrono sotto l'albero perché i visitatori sono andati via. Invece io ho pensato, ai giocattoli che si esibiscono davanti ai visitatori, prima si scambiano alcune battute e poi si muovono, ballano su una canzoncina che li rappresenta, che racconta chi sono, cosa fanno, no? E abbiamo quindi il dialogo dei trenini e poi la canzoncina, il dialogo dei mattoncini e poi la canzoncina dei mattoncini, il dialogo dei robot e la canzoncina. Dialogo, pupazze e bambole e la canzoncina per te tante coccole, le palle, palline, palloni e poi alla fine le due canzoncine che vi dicevo, la canzoncina impacchetta qua e là dove i giocattoli si impacchettano a vicenda, sarò io il tuo regalo e tu sarai il mio
E la canzoncina finale, Festa di Natale, che celebra la bellezza del Natale. I gesti gentili, la bellezza del Natale che va al di là del regalo, va al di là dei doni, insomma, materiali. E quindi, come vi dicevo, la frase che poi mi ha accompagnato, no, in questo percorso di scrittura è stato poi il fare della tua presenza un dono. Tendi la mano a chi si sente solo, sii gentile con chi incontri per caso, regala un sorriso sincero, fai della tua presenza un dono, ogni piccolo gesto diventa speciale, una scintilla che più di ogni regalo vale. E qui si chiude poi questa festa di Natale. In compagnia dei giocattoli, no? Ok, allora ci siamo. Spero che si sia sentito tutto, si sia visto tutto. Ogni tanto ci sono un po' delle problematiche tecniche. Ok, allora io preparo il file PDF, lo metto a disposizione sul mio blog dove potete scaricarlo. Come vi dicevo, volevo solo condividervi velocemente. Vediamo se ci riesco. Ok. La pagina eccola, ok. La pagina di Amazon dove trovate questo albo in lingua inglese, quello originale, se vi va, insomma, di dare uno sguardo. Mentre per quanto riguarda Natale al Museo dei Giocattoli e quindi le anteprime del copione che ho realizzato, anche quello lo trovate sul mio sito. Allora, ci siamo. Vediamo, non riesco, vediamo se riesco a condividere lo schermo da qui. Eccolo. Allora, Christmas at the Toy Museum è disponibile, proprio il libro originale in lingua inglese che vi ho condiviso le tavole. Con la traduzione breve in italiano, mentre per quanto riguarda il Natale al Museo dei Giocattoli, sul mio sito trovate le anteprime, quindi la scaletta che vi ho condiviso, le anteprime delle canzoncine, delle 8 canzoncine che fanno parte di questo copione, che si acquista su Amazon perché è cartaceo. Quindi arriva il libricino a casa e poi c'è all'interno un QR code che vi consente di accedere alle risorse digitali, così come gli altri testi che ho realizzato e che trovate su Amazon. Spero vi sia piaciuta questa storia, che comunque vi dia un'occasione in più per giocare, per condividere, riflettere sul Natale insieme ai vostri bambini, per giocare con il corpo, il movimento, la mindfulness e tante altre attività. Vi ringrazio e ringrazio tutti voi che avete seguito e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!